Una storia ambientata nella Bari degli anni Ottanta, un titolo con il gerundio per sintetizzare il senso del divenire insito nel romanzo e Riportando tutto a casa, il romanzo scritto da Nicola La Gioia, edito da Einaudi e vincitore del premio Viareggio 2010 per la narrativa. L'autore barese è stato ospite della penultima tappa di Libriamo, la rassegna itinerante organizzata dall'associazione culturale Globglotter con lo scopo di avvicinare la gente alla lettura. Antenna Sud è media partner dell'iniziativa che si conclude stasera a Lecce. Nella libreria Punto Einaudi di Barletta, intanto, La Gioia è stato intervistato dalla responsabile dell'evento, Antonietta D'Introno, e con lei ha spaziato sui contenuti del romanzo, ma anche sui temi di carattere più generale legati alla scrittura. La Gioia ha spiegato che il titolo del romanzo rispecchia il tentativo di scendere a patti con la sua adolescenza barese, sebbene non si tratti di un'opera autobiografica. Un romanzo ricco di metafore e riferimenti storici. I miei favori, ha puntualizzato l'autore, vanno alla scrittura massimalista. Può darsi che ciò renda il libro un tantino ostico, soprattutto nella prima parte, ma per me conta la qualità. Preferisco sentirmi dire che il mio libro è difficile invece che brutto. In quel caso sì, che dovrei preoccuparmi. Anche durante l'appuntamento barlettano, Globglotter ha distribuito l'instant book comprendente i finali di tre noti romanzi, Madame Bovary di Gustave Flaubert, Il barone rampante di Italo Calvino e I nani di Mantova di Gianni Rodari, riscritti dai partecipanti al concorso Rifiniscila. Domande. E Tiresia, come dire, traslitterato in gergo...